Randazzo Antonio. Tranchita Angelo Simone. Cavati Rando Carmelina. Conti Papuzza Giannella. Lionetto Civa Vincenzo Bianco. Luigi Giarello Stefano. Raffaele Laura. Dieci presenti. Buonasera, ben trovati a questa seduta del Consiglio Comunale straordinaria, necessitata da una sollecitazione pervenutaci dall'ACI. Il Consiglio doveva tenersi in realtà qualche giorno prima, però per ragioni logistiche che hanno interessato il nostro Comune abbiamo convocato per oggi. Possiamo iniziare, diamo via la seduta con la lettura e approvazione verbali sulla precedente. Si propone di sottoporre all'esame del Consiglio per la relativa approvazione verbali di deliberazione numero 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 adottati nella seduta del 12 giugno 2023. Avete avuto il verbale del presidiamento? Allora, vediamo per letti, al solito, per evitare che poi vengano letti a uno a uno. Io volevo fare un brevissimo intervento, entrare nel merito non tanto della validità giuridico-amministrativa degli atti, per me valida a tutti gli effetti, niente da aggiungere agli atti, però volevo cogliere l'occasione per dire che nell'occasione della seduta sono emerse, probabilmente dovuto in esperienza un po' di tutti, anche da parte mia, nel ricoprire il ruolo di minoranza, alcune incomprensioni circa il, diciamo, l'andamento dei lavori. In particolare, in qualche occasione mi è stata tolta la parola, non ho insistito ovviamente perché, come ho dichiarato, non ho nessunissima intenzione di fare barricate, né che meno guerriglia in Consiglio Comunale, però inviterei anche in questa occasione il Presidente, e colgo l'occasione appunto per dire questo, colgo l'occasione per dire di un rispetto assoluto del regolamento del Consiglio Comunale. In particolare vorrei fermare l'attenzione sull'articolo 25, su quelle che sono le modalità di intervento sia dei consiglieri sia degli amministratori, sindaco o assessori che intervengono. Lei a un certo punto della discussione ha citato addirittura una sentenza, ma non voglio assolutamente, ma non volevo assolutamente mettere in dubbio i pieni poteri che il sindaco riveste all'interno del Consiglio Comunale. Solo volevo soffermare l'attenzione su, ripeto, alcuni passaggi nella possibilità di intervento all'intervento. È molto chiaro l'articolo 25 del regolamento, quindi gli amministratori, l'esecutivo è presente in aula, può intervenire solo a richiesta di chiarimenti o eventuali delucidazioni. Men che meno lo può fare in seduta, nel momento stesso in cui ha inizio, conclusa la discussione, ha inizio, diciamo, la dichiarazione di voto. Quindi mi dispiace che la volta scorsa addirittura forse l'inesperienza ha detto sì, no, basta, non hai la parola. Quando qualche altra occasione l'ho chiesta, mi ha detto vabbè, fatelo parlare. E devo dire che poi avete notato che spesso non occorre leggere prima nella mente di qualcuno. Volevo parlare positivamente e fare gli auguri al sindaco di buon lavoro, quindi qualche volta ripeto. Poi, per quanto all'ultima cosa che voglio dire, un po' il gruppo di minoranza, così vogliamo chiamarci, e non certo di opposizione, è rimasto un po' così perplesso dal punto di vista non tanto procedurale, pienamente legittimo, ma quanto dal punto di vista politico, che la comunicazione della Giunta al Consiglio Comunale sia stata semplicemente una mera lettura cronologica di alcuni nomi, senza addirittura elencare le eventuali deleghe. Per carità, legittimo come scelta politica, ci mancherebbe altro. Nessuno, l'ho detto in premessa, che non trovo illegittimità da questo punto di vista, era semplicemente un passaggio, vorrei definire, di cortesia politica. Forse, segretario, questo mi rivolgo a lei per chiarimenti, qualche illegittimità c'è nel
non aver indicato il vice sindaco, che il vice sindaco ha un ruolo fondamentale, anche se la norma dice che nel momento stesso in cui non viene indicato il ruolo viene svolto dall'assessore anziano, però dico, voglio dire, è una questione di giusta amministrazione l'indicare il vice sindaco, perché con gli debiti scongiuri il sindaco nei suoi confronti, l'assenza momentanea del sindaco comporta che le veci debbano essere necessariamente fatte dal sindaco. Vi ringrazio, vi chiedo scusa se probabilmente sono andato per un attimo fuori tema, però lo volevo precisare perché in futuro serva a questo. Grazie. Chi è d'accordo che resti seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dica. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Il Consiglio Comunale propone di deliberare di dare atto che le promesse, unitamente agli atti dell'ATI Messina e del commissario qui allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. L'adesione di questo Comune di Castellumberto alla costituenda società partecipazione mista pubblico-privata Messina Acqua S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato del lato Messina. Di approvare ai fini di cui al punto 2 lo statuto della società Messina Acque per la gestione del servizio idrico integrato del lato Messina, unitamente allo schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto, il tutto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. Di sottoscrivere azioni pari allo 0,264% del capitale sociale della società Messina Acque S.p.A., del valore di 5.277,84 euro, versando al momento della costituzione della società il 100% della stessa. Di dare atto che le risorse per provvedere alla sottoscrizione e versamento della quota associativa che compete a questo comune di Castellumberto trovano copertura sugli stanziamenti del redigente bilancio di previsione 2023-2025, di dare mandato al sindaco, alla giunta comunale e al responsabile dell'area finanziaria, ciascuno per quanto di competenza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione, di autorizzare sin d'ora il sindaco a sottoscrivere per conto del comune l'atto di costituzione della costituenda società, di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti della Sicilia, sezione di controllo, e all'autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 5,3 e 4 del decreto legislativo 175/2016, di pubblicare nella sezione amministrativa trasparente la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 7,4 del decreto legislativo 175/2016 e dell'articolo 22,1 lettera 2 bis del decreto legislativo 33/2013 e seguenti, di dichiarare la presente della giunta esecutiva. Dichiaro aperta la discussione. Di quale proponente mi è data la parola per illustrare la proposta oggi all'ordine del giorno? Innanzitutto voglio complimentarmi con il Presidente del Consiglio e con gli uffici che hanno celermente convocato questo Consiglio, viste chiaramente le incombenze post-elettorali che abbiamo avuto. Allora, intanto mi complimento e chiaramente rendo atto, come del resto ha fatto lo stesso capogruppo di opposizione, della sempre salvaguardia della legittimità che appunto fa da padrona e fa da princeps in questo consesso. Abbiamo sempre rispettato le norme e così faremo sempre. Mi permetta solo una battuta, diciamo che un po' per l'anzianità politica, volendo fare una traslazione, sicuramente si dovrebbero ricordare meglio le cose vecchie, quindi dovrebbe ricordare meglio come si fa opposizione, e forse si ricorda meno, diciamo, le cose più recenti, e quindi ha perso un po' di vista cosa è successo alla sua giunta 5 anni fa. Ma non voglio parlare di questo, parliamo invece di quello che oggi proponiamo, che è sicuramente molto più interessante.
Allora, innanzitutto non abbiamo mai fatto mistero, quando sedevamo nei banchi dell'opposizione, di quanto poco convinti fossimo del lato idrico e di tutto ciò che ne è, diciamo, conseguito. Oggi noi qui ci ritroviamo a proporre una delibera che per noi è dettata dal senso di responsabilità, perché siamo stati, come dire, coinvolti in una serie di iter procedurali che oggi non possiamo far finta di non vedere. Quindi oggi noi proponiamo che cosa sostanzialmente? Si propone l'adesione del Comune di Castellumberto a Messina Acqua, questa SPA, questa società per azioni, in cui noi appunto avremo una quota capitale, e proprio perché insieme poi al partner privato, la cui scelta sarà il risultato di una iter procedurale che appunto a breve sarà diciamo conseguito, che dovrà gestire il SII, ovvero il servizio idrico integrato. E noi giustamente, prima di vagliare questa possibilità e questa proposta, ci siamo affrontati non soltanto con i sindaci dei comuni limitrofi, dei comuni che fanno parte dell'ATI, ma abbiamo anche parlato con l'assessorato, quindi ci siamo confrontati per capire e per dare anche una risposta a quelli che sono le nostre, i nostri dubbi, a quelli che sono probabilmente dei cittadini. Ad esempio, abbiamo in soldoni chiesto che cosa succederà una volta che l'iter sarà conseguito e sarà ultimato. Le tariffe dell'acqua aumenteranno, perché ovviamente queste sono poi le problematiche concrete a cui dobbiamo far fronte. La risposta sostanzialmente è che comunque il piano tariffario sarà sempre gestito, ecco, mentre il servizio viene gestito appunto da questa società, il piano tariffario sarà sempre, seguirà sempre i parametri dell'ARERA, così come avviene oggi, quindi questo dovrebbe non costituire un ostacolo. Ci siamo poi chiesti, ma viste le problematiche che ovviamente noi ci ritroviamo per quel che concerne l'acquedotto comunale, ci siamo chiesti, ma qualora ci fosse un disservizio, ci fosse un'urgenza, come facciamo? Ci assicurano che appunto ci sarà una carta di servizi, che ci sarà un numero verde correlato. Dico, è tutto quello che ci stanno dicendo, quello che appunto è stato proposto. Noi ad oggi, per senso di responsabilità, avvaliamo questa proposta e la rimettiamo al Consiglio. È anche vero che il tempo ci dirà che cosa succederà, quindi al momento diciamo rispettiamo quelle che sono le procedure, anche perché vogliamo precisare che qualora noi oggi non deliberassimo verrebbe un commissario ad acta che sostituirebbe questa delibera, anzi ci accoglierebbero in più le spese poi della nomina del commissario. Quindi ad oggi la nostra proposta è di aderire a questa società e rimettiamo al Consiglio la decisione. Si fossero seduti a un tavolo per scrivere una legge per la gestione dell'ATI e del sistema idrico, una legge peggiore di quella che hanno scritto, secondo me non sarebbero riusciti a farla, perché probabilmente strada facendo e concentrandosi su questa legge, probabilmente sbagliando, avrebbero fatto delle cose più aderenti al territorio. Ne parlo con l'esperienza di essere dal 2014 soggetto che si è interessato di questa problematica, perché poi addirittura nel 2017 per 5 anni sono stato nel consiglio di amministrazione dell'ATI idrico. È stata, diciamo, una bruttissima avventura per una bruttissima legge, dove per fortuna dico che finalmente torno all'opposizione e probabilmente potrò dire le cose con molta più chiarezza di quando, stando in maggioranza e rappresentando un'istituzione, non riuscivo a dire, perché tante volte occorreva mediare piuttosto che stare sulle barricate. È stata ed è una bruttissima legge, perché è impensabile che la Comunità Economica Europea ha calata, ma porti a Roma, è accalata a Palermo, è accalata ancora a Messina, una legge che vuole, una norma che vuole una gestione unica per tutto il territorio. Dico, non occorre essere scienziati per capire come la gestione unica, che va da una parte fino a Taormina, dall'altra parte fino a Mistretta, ovviamente non può che dare risultati, secondo me,
e quanto ho verificato disastrose. Perché siamo arrivati? Potrei scrivere, credetemi, presunzione a parte, un romanzo delle vergogne che si sono verificate in questi 7 anni al lato idrico, al lato idrico. Perché è stata una guerra, e il termine lo dico con consapevolezza, è stata una guerra fra bande, perché si è assistito ad almeno 50 riunioni dell'Assemblea dei Sindaci, ad almeno una 30 di riunioni online, senza che si riuscisse mai ad arrivare ad un accordo, perché le cordate si sistemavano e si guastavano e si risistemavano non solo nell'arco di mesi, ma anche all'interno della stessa seduta, laddove c'era una maggioranza per deliberare. Al momento del voto alcuni comuni abbandonavano l'aula e facevano venire meno il numero legale. Non è stato possibile farlo, ed oggi noi ci ritroviamo, per assurdo, che un'assemblea dei sindaci che avrebbe potuto deliberare è stata commissariata, e questo commissario chiama i comuni a deliberare, e se i comuni non deliberano, nel giro di 24-48 ore arriva il commissario. Questa la chiamano in fondo democrazia, democrazia addirittura di partecipazione. Si è passati alle soluzioni più impensabili, a delle società a capitale privato, ma gozzava con alcune norme. Si è passato addirittura a una gestione in house, cioè che il lato idrico gestisse in proprio. Si è arrivati finalmente a una gestione pubblico-privato, con il 49% delle azioni al privato e il 51% al pubblico. Credetemi, io non ho, purtroppo, lei mi batta sul microfono quando arrivo intorno al 9° minuto, perché in altre sedi ho intenzione di dire cose che, ripeto, vorrei dire qui, ma andremmo sicuramente troppo lontano. Quindi siamo arrivati al punto in cui, come dirò poi in sede di dichiarazione di voto, dobbiamo prendere una decisione. Vergognosamente, perché ieri sera qualche ex collega sindaco mi diceva: sì, si può eleggere un sindaco, ma qualche volta prima del giuramento al sindaco qualche piccolo esame di diritto amministrativo o di norme di diritto amministrativo debba essere fatto. Per fortuna qui abbiamo un sindaco, fra l'altro, che è avvocato. Per cui, ripeto, anche in questi giorni la disparità di interpretazione, se una norma è una legge, che è una bruttissima legge, che ci porterà ancora peggio delle situazioni del lato rifiuti, e anche laddove noi aderissimo o aderiremo a questa società, avremmo una percentuale talmente bassa laddove il nostro potere decisionale è esattamente zero. È la stessa soluzione che si è verificato quando c'è stato il lato rifiuti, laddove cioè Capodorlando e Sant'Agata, che avevano una maggioranza schiacciante, ci hanno costretto praticamente a subire a delle decisioni dall'alto. Ripeto, tanto ci sarebbe da dire, mi limito a dire che è una legge vergognosa, che non tiene conto assolutamente delle realtà del territorio, e i problemi saranno non sulla bollettazione, sui guasti. Immaginate un po', dovremmo chiamare Messina e arrivare qua. Mi fermo qua, Presidente, perché, ripeto, il tempo sarà sicuramente scaduto. Vi ringrazio, avrò altri 5 minuti in sede di dichiarazione di voto. Prego, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Possiamo passare alla dichiarazione di voto, ok? Buonasera a tutti, è la prima volta in questo consiglio, quindi auguro buon lavoro un pochettino a tutti, Presidente, al Sindaco. Grazie. Allora, noi siamo pienamente d'accordo con il secondo punto all'ordine del giorno. Avete già, diciamo, spiegato tutto, sia lo storico che le condizioni in cui siamo, e quindi
e votiamo a favore dell'adesione a questa società di Messina. Dichiarazione di voto, come dicevo nella fase di discussione, non abbiamo scampo, non abbiamo assolutamente scampo, tant'è che la lettera che ci arriva dal commissario ad acta nominato recita letteralmente un concetto di alta democrazia, recita: entro il termine perentorio del 10 giugno 2023, quindi il termine purtroppo era perentorio e non ordinatorio, pena il conferimento dei poteri sostitutivi commissariali per l'esercizio degli adempimenti. Mi verrebbe da dire che ci siamo riuniti a fare. Le decisioni sono state già prese, il commissario ad acta ci pone nelle condizioni che se non approviamo, come è avvenuto in questi giorni in alcuni comuni, nel giro di 24-48 ore ha mandato il commissario, come giustamente il sindaco diceva, con il rischio di aggravare le spese poi per un'eventuale ipotesi di commissaria d'acta. Quindi ribadisco, purtroppo dobbiamo subire una legge rispetto alla quale probabilmente, se in questi 7 anni non ci fossero state queste diciamo interessi, lo voglio dire con molta chiarezza, da parte di alcuni gruppi politici, perché si è passata dalla gestione in house con l'AMAC, si è poi passata ad altri tipi di gestione con un logoramento che ci ha portato oggi, probabilmente tutto questo poteva essere deciso nel 2018, cioè esattamente 5 anni fa, e oggi avremmo verificato se probabilmente quelle cose che noi immaginiamo e diciamo sarebbero state realtà, come saranno necessariamente realtà. Quindi ovviamente, per quanto ho detto in fase di discussione e per quanto si è capito in questo mio intervento, anche il gruppo di minoranza vota a favore dell'adesione, con la responsabilità di spiegarlo ai cittadini. Mi fa piacere, devo dire, perché io sono stato uno di quelli che sin dal 2017 ha lottato perché questo avvenisse 6 anni fa. Mi fa piacere che esce da questo Consiglio Comunale una maggioranza unanime, perché non si possa poi prestare a speculazione, ma è importante che i cittadini sappiano che questo Consiglio Comunale subisce, non certo non salvaguardia, gli interessi dei cittadini. Un'ultima cosa di speranza, probabilmente c'è. Io che ho seguito sin dall'inizio questa problematica, potrebbe essere un fatto utile per noi, potrebbe essere un fatto utile. Perché? Perché uno dei meccanismi della gestione unica potrebbe portarci, anzi ci porta allo spalmamento della gestione per quanto riguarda tutti i sistemi. Ricordo che noi già con una precedente delibera abbiamo consegnato le strutture e anche abbiamo in quella delibera inserito che 4 nell'organico del nostro comune ci sono 4 operai che sono dediti alla gestione dell'acquedotto delle strutture acquedottistiche. Questo potrebbe già essere un motivo di scarico di parte delle spese. Ma ripeto, potrebbe essere per noi un motivo che probabilmente potremmo farci. Ho finito, un minuto, mi faccia finire questo concetto. La prego, grazie. Perché noi spendiamo moltissimo per l'acqua. I nostri problemi di bilancio sono le spese energie elettriche per la risalita. Lo spalmamento delle spese potrebbe portarci a danneggiare comuni che hanno costo zero perché hanno comuni per caduta, e ad avvantaggiare probabilmente, adesso vedremo il piano finanziario, ad avere qualche piccolo vantaggio, nonostante le tariffe sono quelle che sono, per quanto riguarda le spese di gestione che potrebbero ricadere sull'intero ATE. La ringrazio e le chiedo scusa di aver sforato quel momentino. Abbiamo atto anche del parere favorevole della revisione dei conti, ma già gli atti quindi ne hanno a conoscenza. Passiamo alla votazione. Chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dica.
chiediamo anche l'immediata esecutività della presente delibera. Quando votiamo, chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alzi. Per l'immediata esecutività, come sopra, sì, lo diciamo. Noi abbiamo fatto la comunicazione, la comunicazione della comunicazione. Abbiamo comunicato una comunicazione subito. Che c'è il consiglio? No, no, abbiamo tempi, 3 giorni di legge, ce li devono dare. Andiamo alle 17. La seduta no, che abbiamo convocato. La domanda non è talmente stupida, perché il commissario ad acta scatterebbe qualora, una volta convocato il consiglio, non passa la delibera. Però se anche venisse a prendere indietro, se anche anche io vado a prendere indietro, ma è spesso il problema che può uscire dal posto. La seduta è chiusa, vi convocheremo a domicilio per la prossima seduta.